Maestro Dal Pane, un piacevole ritorno, il pianoforte e un film muto, un grande film con un grande Buster Keaton. Che musica avremo? Avremo una musica che ho scritto ormai 5 anni fa e che ho già suonato tante volte. È una musica che cerca di ricreare l'atmosfera di quel cinema senza essere in realtà troppo nostalgica, e ci sono anche elementi da un punto di vista musicale molto moderni. Il tentativo è quello di far rivivere il film attraverso un linguaggio musicale che sia il più possibile vicino ai giorni nostri senza sovrapporsi con eccessiva prepotenza sulle immagini, che sono già talmente significative e piene di senso, appunto, che sarebbe assurdo fare troppo e troppo moderno con la musica, insomma. Cinema muto e non è mai stato silenzioso, è sempre stato accompagnato dal suono, e quindi giustamente oggi sì, anche ai tempi veniva accompagnato con musiche legate a quell'epoca, evidentemente. Oggi si fa veramente di tutto. Il cinema muto viene accompagnato da rock band, da orchestre sinfoniche che ripropongono linguaggi neoclassici, da pianisti che improvvisano, eseguono musica scritta, da musicisti jazz, da musicisti elettronici. Quindi davvero ogni strada è praticata oggi. Che stagione è stata da febbraio che ci siamo visti a oggi? Ma sì, una bella stagione con tante cose nuove, ma ancora molti, molti film accompagnati e anche altre attività, concerti, insegnamento, eccetera. Piacere di scrivere musica? Sì, scrivere musica sicuramente è una delle fonti di vita, insomma, se non fosse troppo enfatico dire questo. Senza questa pratica, senza il suono del pianoforte, sarebbe dura. Fulgorazione, il maestro Fabriciani con un grande film, una musica scritta che darà sicuramente tanta emozione. Sì, intanto il film di Buster Keaton, Come vinsi la guerra, è uno dei più bei film di tutti i tempi, e Marco Dal Pane è il pianista che lo esegue spessissimo, ha realizzato tutto il commento musicale per il film. E questa sera si ripete la magia già della stagione scorsa, appunto, che con il film muto e la musica abbiamo fatto ormai una sorta di tradizione per il cinema Fulgor. Thank you.
dato che naturalmente siamo in un cinema e quindi c'è veramente la tradizione, qui una tradizione storica, credo che sia veramente opportuno spesse volte abbinare questa musica, che tra l'altro è nuova, è moderna, no? Se vogliamo, proprio, e quindi ringiovanisce anche il film, in questo caso di Buster Keaton, senza togliere naturalmente la bravura, no? Certamente, la musica si rinnova con il tempo, il film, la pellicola rimane come è nata, però questo permette appunto di rivivere sensazioni legate al nostro tempo, che si aggiornano sempre attraverso un capolavoro di tutti i tempi. Sempre di più il cinema ritorna protagonista con la musica, cioè voglio dire, un tempo questi film erano messi accantonati, si trovavano nei cineforum e poco più, insomma. Oggi invece c'è questa scelta, questa ricerca. Sì, c'è una sorta di riscoperta e quindi l'opportunità per rivedere anche capolavori dimenticati che non circuitano, diciamo, nel film, nel cinema attuale, insomma. Quindi è una bella occasione per godere anche una grande musica realizzata dal vivo, quindi non attraverso i mezzi di riproduzione, ma espressa appositamente. Abbiamo un concerto, se vogliamo, con delle immagini che corrono, no? Assolutamente, questo, anzi, le immagini facilitano anche un nuovo ascolto verso la musica, un ascolto oserei dire forse più approfondito, più facile da recepire. Io credo proprio che sarete assolutamente calamitati dalle prodezze del grande Keaton. Ma lui penso che ho letto, oppure me l'avevi detto l'altra volta quando sei venuto, che stai musicando tutti i film di Buster Keaton. Sì, sono arrivato quasi alla fine di questo gigantesco lavoro. Il prossimo anno è il 50° anniversario della morte di Buster Keaton e sto finendo di fare questo lavoro. Sono 31 film. Ci vuole un cuore recepire, comprendere le immagini, saperle accompagnare. Questo è stato quello di stasera, quasi un film concerto, no? Perché seguono il film perché Buster Keaton, so. Poi è questo film che vediamo stasera è stato considerato uno dei dieci film più importanti della storia del cinema. Tuttora, e ogni anno che fanno le graduatorie, questo film è sempre rimane in graduatoria, non è mai uscito. Quindi stasera, grazie al maestro Dalpane, avremo una serata splendida. Insomma, già la gente che sta arrivando credo che abbia colto l'importanza di questa di questo evento di qui al Fulgore stasera. Grazie al Fabriciani che, come al solito, insomma, ci dà delle chicche. Grazie alle conoscenze anche. Grazie al Fabriciani, le conoscenze, poi
maestro importante, una persona che ha seguito, segue tuttora, non solo Buster Keaton, ma insomma, è stato alla Cineteca di Bologna, non è una persona, un pianista qualsiasi, ora fra virgolette, insomma, siamo di fronte a persone artistiche di un certo livello e questo ci fa onore averlo fra di noi, insomma.